La straordinaria impresa di un frate cappuccino. Da solo e senza una lira, padre Pietro ha ricostruito l'antico monastero di San Leonardo sui monti sibillini. Io ci ho messo le mani, l'impresario è stato lui. La singolare storia di padre Pietro, che può essere letta in un suo libro dal titolo Lassù sui monti, è iniziata oltre 40 anni fa, quando il religioso si ficcò in testa l'idea di ricostruire l'antico monastero di San Leonardo, di cui era rimasta in piedi solo parte dei muri perimetrali, peraltro cadenti. Un'impresa che appariva impossibile per un uomo solo, benché animato da tanta fiducia in se stesso e da infinita fede in un altro. Ma il frate, autorizzato dal comune di Montefortino, cominciò pietra su pietra la sua opera, spendendovi tanti anni di vita. Ora, capelli e barba candidi, ma con lo spirito e l'energia di un giovane, padre Pietro sta per portare a compimento quella che, sul finire degli anni 60, considerò essere la sua missione esistenziale. Il religioso gode di larga popolarità. L'anno scorso fu brillante ospite in TV a Fatti Vostri ed è ben voluto da tutti, o quasi. Qualcuno gli invidia il grandioso tesoro che avrebbe trovato durante la ricostruzione del monastero. Ce lo fa vedere. È una monetina aurea con l'incoronazione di Carlo Magno, imperatore del Sacro Romano Impero. Qualche altro gli rimprovera di aver edificato alterando l'architettura dell'antico monastero. Ma è opinione diffusa che senza padre Pietro, San Leonardo oggi, anziché meta di 20.000 visitatori l'anno, sarebbe un luogo dimenticato da tutti, un cumulo di pietre sepolte dai rovi. Sente la puzza di qualche animale morto. Ma dove? Qui? È arrivato il cinghiale oppure il capriolo. Sento che è il cinghialetto rosso. Sì, venga, piace. Facciamo la foto del gruppo. Ah, è duro, dice. Dai, offrio, dice che è duro, è duro. Il cinghiale bisogna farlo formare. No, prima era verso la metà febbraio. Quindi ancora c'è neve. No, è bene. Giornate sono. Quando va a Roma. Non so se mi sbaglio, ma lei una quindicina, vent'anni fa è stato pure da Costanzo Show? No, da Costanzo no. No, no. Allora con Giletti sì. Ah, Giletti, ah, sui fatti vostri. Ah, sì, sì. Ah, con Giletti. Quando va a Roma, dove è ospite? In quale convento? No, lì in qualche famiglia, oramai si è più conosciuto. Ah, no, in un convento. È il convento dove ci fa l'aria. Padre, sì. Per venire su abbiamo fatto 6.640 passi. Se lo ricorda, perché quanto è tutta salute. Tutta salute. 5 km e 300 metri. Aspetta, venga. Da dove ha lasciato la macchina? No, esatto. Aspetta, Dani, facciamo la 5 km e 310. Aspetti, Le calorie non ci interessa, so poche, 2,79, mangiamo poco. Invece quando siamo andati là, quanto ne abbiamo fatto? 10.000 passi? Erano andate e ritorno, erano 11. Erano. Dove sono le casole? Sì, sto facendo. La mattina invece è stato giù, a bancare, a ritirare la terra. Ma si è fatto un bello orticello però. Non mi faccia mangiare. Facciamo un po' di la carta. La prende, se no. Adesso non e poi se famo un bel bicchiere su per vino. Dai, dai. A me non beva perché dopo no, poi non mangia più. No, perché abbiamo portato una merenda al sacco, ce l'abbiamo giù dove abbiamo parcheggiato la macchina. Ma quando arriviamo giù
perché ho telefonato ieri a, mo non so l'ordine gerarchico che cos'è, al sacerdote che sta alla Madonna dell'Ambro, perché volevo andare a mangiare a pranzo lì al ristorante. Allora gli ho telefonato ieri, ho guardato su e non ho trovato il... C'ho la bottiglia! Ma io che no, per me adesso è un problema con le lingue, perché molto, anche l'altro ieri c'era una famiglia, sì, voi a parlare. Non allora, ho avuto tempo. Allora, ho sentito lui, ho detto, senta, domani... Quelli lì, questi tre monaci, quelli lì, è legato al famoso romanzo Il Rimeschino. Ah, mai sì. Sentito dire? Come no? Sì, che è il primo romanzo che abbiamo in Italia. Ma quindi, io sopra ci sono stato, perché sopra ci stanno ancora gli allevatori, mi pare. No, sono scomparsi, uno stava lì, l'ultimo è stato quello di Torrin Pietra. Ah. Quando vedono latte e yogurt in piedi, sì. Pensati, il latte lo è il signore che Madonna 1820, ripeto 1820, lì ci passava l'acqua, e l'acqua a quel tempo era tanta, ecco perché i romani già chiamavano qui Golubro, da gola, lubricum, cioè scivolosa, perché non si passava, quindi erano costretti a passare qui. Quindi tutti d'accordo, per esempio, anche grandi studiosi, no? Della presenza qui di un tempietto pagano. Ma qui non credo che siano arrivati gli Etruschi, qui c'erano proprio un popolo astolante. No, le posso dire che hanno raggiunto Fermo, hanno trovato un insediamento etrusco. Dove sono passati? Giovano l'elicottero. No, ma loro avevano, però loro avevano, qui c'erano i popoli di Ascoli, proprio Vito, che hanno trovato i famosi uomini guerrieri col cappello grande. Sì, beh, comunque gli Etruschi hanno raggiunto da Venezia fino a Napoli. Ma dato che erano insediati sull'Alto Tevere, no? Comunque ci avevano. Quindi sì, anche loro, come i romani, loro avevano da Norca nei loro spostamenti. Norca. Certo, no, lo squilibrio non porta da nessuna parte, questo è vero. Qualcuno dice l'ultimo vabbè, sì, vabbè, sì, alla fine del mondo, però io penso a uno sconvolgimento ci dovrebbe essere. Qualche cosa non può essere così, non può continuare. Così non può continuare, alla fine abbiamo fatto una... abbiamo fatto una società fondata sull'eliminazione dell'essere umano. Ma noi sappiamo come salvarci. Partiamo che no, questo l'ho rifatto tutto io. Queste invece sono pietre che ci ho trovato, vede quelle lì, no, con l'altare su disegno. Dico, ma oltretutto c'è buona manualità per fare tutte queste cose. Perché? Vabbè, per fare. Sì, abbiamo messo sulla mano, ringrazio di tutto. Tanto ci rivediamo. Ci vediamo la prossima volta, eh. Si può fare se voi ci siete, io avevo finito. Quadratino ha detto, dice, questo a me mi ha stufato. Sono anni e anni ancora non ha finito.